Buonasera e bentornati con noi di Prometeo, spazio al tempo, luce sulla scienza, tutte le informazioni utili per affrontare la giornata di domani, ma diamo subito spazio alle ultime notizie. Fine settimana mite e soleggiato fino a sabato su quasi tutta Italia, ma domenica una perturbazione di origine artica disturberà i cieli del versante adriatico con molte nubi e qualche pioggia. Leggero calo delle temperature. Scoperta una nuova isola nel sud del Pacifico, grande quanto il Friuli Venezia Giulia, forse generata da una colossale eruzione sottomarina, è composta interamente da pietra pomice. La marina neozelandese sta monitorando la zona. Le piante assorbono meno CO2 di quanto si pensava, lo affermano i ricercatori dell'Università di St. Paul, in Minnesota. Secondo gli studi, la capacità della vegetazione di assorbire anidride carbonica è stata sopravvalutata. Al via il 52esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, dal 6 al 14 ottobre, per chi ama il mare, lo sport e viaggiare, tutte le ultime novità in campo tecnologico e strumentale. Grande protagonista, la vela. Iniziamo con ottime notizie dal punto di vista meteorologico. Alta pressione ormai salda sul nostro territorio, porterà bel tempo durante il weekend, soprattutto nella giornata di domani, perché domenica ci sarà un peggioramento. Quest'oggi la giornata è stata guasta soprattutto in Liguria, ma insomma ultime ore di pioggia per la giornata di domani. Chiediamo subito che tempo ci sarà al nostro meteorologo Matteo Zanetti. A te Matteo. Esatto Serena, grazie, mi hai anticipato benissimo. Buonasera a tutti i telespettatori. Domani sarà una bella giornata di sole grazie all'alta pressione, però come abbiamo sentito anche dal sommario, poi domenica il tempo peggiorerà. Prima vediamo però le immagini satellitari ed eccola l'alta pressione africana presente sul Mediterraneo centro-occidentale, quindi a ovest dell'Italia, che protegge gran parte della nostra nazione, soprattutto le regioni centro-meridionali, mentre al nord è ancora presente un flusso piuttosto umido proveniente dal mare che porta delle nubi soprattutto in Liguria e al nord-ovest. Ma guardate questa ampia zona depressionaria presente tra la Scandinavia e il Regno Unito con l'aria fredda. Ecco, questa aria fredda scenderà pian piano verso la nostra nazione nella giornata di domenica. Ma adesso entriamo nel dettaglio del tempo per il weekend. Ecco la giornata di sabato, bella per gran parte delle ore. Vedete, attenzione però al nord-ovest, aumenteranno le nubi in serata, specie sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Valle d'Aosta e sulla Lombardia in nottata, fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso, mentre altrove il tempo sarà decisamente buono con tanto sole e temperature fino a 26-28 gradi, parliamo ovviamente di temperature massime. Ma ecco domenica che arriverà la perturbazione proveniente da nord, una perturbazione artica con cielo nuvoloso al mattino al nord, ma poi nel corso della giornata il fronte nuvoloso transiterà su gran parte delle regioni centrali e meridionali con qualche rovescio di pioggia possibile prima sulla Toscana, poi sull'Umbria e sul Lazio. Anche sul versante adriatico potrà esserci qualche pioggia sparsa e di rapido passaggio. Per il resto al nord, nella seconda parte di domenica, il tempo migliorerà subito, specie al nord-ovest il cielo tornerà sereno o poco nuvoloso, temperature massime in leggero calo. Vediamo velocemente anche la giornata di lunedì per affermare che la perturbazione sarà ormai al sud Italia con qualche pioggia possibile sul nord della Sicilia e sul versante tirrenico della Calabria. Le temperature massime saranno piuttosto fresche al nord, vedete intorno ai 20 gradi. Attenzione perché lunedì mattina anche le temperature minime saranno piuttosto fresche. Le foto che avete appena visto sono delle foto che riguardano la prima nevicata autunnale che è avvenuta tra il Canada e l'estremo nord degli Stati Uniti, questo grazie al primo affondo artico autunnale. Trovate queste immagini anche sul nostro sito internet classmeteo.com. Adesso invece un'incredibile scoperta: per vedere quel che è successo dobbiamo trasferirci nel sud dell'Oceano Pacifico, perché dei marinai durante la loro navigazione hanno incontrato un'isola che non avevano mai visto prima, una gigantesca isola che si trova nel tratto di mare tra la Nuova Zelanda e le isole Tonga. Il ministro della difesa, ecco lo vedete dalle immagini, il ministro della difesa ha subito inviato la marina e stanno facendo i primi rilievi scientifici. Sembra comunque che sia un'isola estesa circa 7500 km quadrati, una superficie pari alla regione del Friuli Venezia Giulia, e potrebbe essere emersa dopo una colossale eruzione del vulcano sottomarino Monowal, che vedete dalle immagini, descritto dalle immagini, che si trova un migliaio
di chilometri da Auckland, vicino alle isole neozelandesi del Kermadec. I marinai, quando l'hanno vista, l'hanno descritta come la cosa più strana che abbiano mai visto in 18 anni di navigazione. È costituita da un'immensa lastra di candida pomice, galleggiante sui flutti oceanici. Data la sua origine vulcanica, infatti, la lava si deve essere raffreddata molto velocemente e ha dato vita a questa pietra pomice. Mentre alcune isole nascono, però ce ne sono altre che scompaiono, questo a causa dei cambiamenti climatici. Il governo italiano si definisce pronto ad affrontare questa emergenza globale, consapevole della minaccia che incombe sugli stati più piccoli del sud dell'Oceano Pacifico, e deciso ad affrontare la loro sfida insieme a loro per la sopravvivenza. In particolare hanno bisogno di aiuto l'isola di Papua, la Nuova Guinea, Fiji, la Micronesia, Marshall Island, Nauru, Palau, Samoa, le Solomon Islands, l'isola di Tonga, Tuvalu e Vanuatu. Sono paesi che inquinano pochissimo, ma sono anche i più vulnerabili agli effetti del riscaldamento climatico. Il governo italiano ha così deciso di sostenere il progetto di salvaguardia con 6 milioni di dollari fino alla data del 31 dicembre 2015, aspettandosi ricadute positive sia dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista politico. Continuiamo a parlare di cambiamenti climatici, ma ci preoccupiamo del ruolo delle piante nell'assorbimento dell'anidride carbonica, che come sappiamo è uno dei più importanti gas serra e quindi anche la causa del riscaldamento globale. Sembra che all'aumentare dell'anidride carbonica le piante non riescono ad assorbire una quantità maggiore di questo elemento, ma approfondiamo tramite il servizio. Le piante assorbono meno CO2 di quanto pensavamo. La capacità di boschi e foreste di assumere più anidride carbonica quando questa è disponibile in maggiori concentrazioni potrebbe essere stata sovrastimata. Sono questi i risultati di uno studio condotto e pubblicato sulla rivista Nature da dei ricercatori dell'Università di St. Paul in Minnesota. Un possibile salvagente contro il riscaldamento globale potrebbe essere quindi stato sopravvalutato da diversi studi. Questi prevedevano, in relazione a un aumento della CO2 causata dalle emissioni di origine antropica, una maggiore risposta da parte delle piante. Grazie alla loro azione di fotosintesi, la vegetazione avrebbe dovuto accelerare la crescita e allo stesso tempo ridurre questo gas serra in atmosfera. Ma in recenti studi è risultato che non sono stati presi in considerazione fattori importanti come l'azoto presente nel suolo, un nutriente per le piante. L'esperimento che ha portato a queste conclusioni è durato ben 13 anni, durante i quali è stato monitorato il tasso di crescita di diversi manti erbosi fatti sviluppare in un'atmosfera artificiale che simulasse le concentrazioni di CO2 nel 2013. Inoltre sono state immesse nel suolo diverse quantità di azoto ed è emerso che il tasso di crescita delle piante è influenzato da questo nutriente in maniera importante. Tende infatti ad aumentare significativamente solo se l'azoto è presente in quantità maggiori rispetto a quelle realmente disponibili in natura. Si parla pur sempre di previsioni e per questo sarà interessante capire come si comporteranno le piante nei prossimi anni, sperando nel loro aiuto per ridurre la concentrazione di anidride carbonica che invece continua inesorabilmente ad aumentare. Le eruzioni solari ve ne abbiamo fatte vedere tante anche sul nostro sito internet clasmeto.com, però lo scorso 4 ottobre ce n'è stata una davvero speciale, seppur non sia stata particolarmente intensa, ed è proprio questa la caratteristica saliente, perché proprio la modesta intensità dell'emissione del plasma ha fatto sì che molte particelle espulse non siano riuscite a vincere la resistenza del campo magnetico solare. Questo ha fatto ricadere quasi tutto il materiale esploso sulla superficie della stella, ma non prima di essere rimasto sospeso a mezz'aria per più di un'ora e mezza, e ha dato vita a uno spettacolo davvero straordinario che potete vedere da queste immagini che la NASA ha proprio intitolato il rosso e caldo balletto del sole, uno spettacolo assolutamente da non perdere. Adesso continuiamo a dare spazio alla meteorologia e al clima, soprattutto passiamo dal caldo del sole al freddo dei ghiacci per gli ultimi aggiornamenti con il nostro meteorologo Matteo Zanetti sulla superficie e l'estensione dei ghiacci artici che, come ormai ben sappiamo, quest'anno hanno avuto una importante deflessione.
I ghiacci marini artici hanno raggiunto il loro minimo annuale lo scorso 16 di settembre e pian piano si stanno riprendendo, ma è stata una stagione veramente disastrosa. Possiamo vedere un grafico molto molto eloquente della stagione, appunto, che è trascorsa con la curva dell'anno 2012 che è andata nettamente al di sotto di tutte quelle degli altri anni. Ecco, guardate appunto la curva azzurra che ha raggiunto i 3,41 milioni di chilometri quadrati. Abbiamo anche un'animazione, anch'essa molto eloquente, del minimo toccato quest'anno. Lo vedete alla vostra sinistra e a destra invece vedete lo scorrere degli anni a partire dall'anno 1979, ossia quando sono cominciate le rilevazioni da satellite, e vedete l'estensione man mano che passano gli anni, l'estensione diminuire sempre di più fino ad arrivare al disastroso anno 2007 con il minimo dei ghiacci marini artici. Non prendiamo in considerazione la Groenlandia, che invece è una è terra ghiacciata. Ecco, vedete l'anno 2007 che sta per arrivare e poi l'anno 2012 sicuramente disastroso. In contrapposizione alla salute precaria dei ghiacci artici ci sono invece i ghiacci antartici, che stanno veramente bene. È stato toccato il massimo assoluto annuale il 26 settembre con un'estensione di 19,44 milioni di chilometri quadrati. È stato anche record per l'estensione media del mese di settembre con 19,39 milioni di chilometri quadrati. Addirittura tra il 1979 e il 2012 il trend di questi ghiacci marini è salito dello 0,9%. Tra le cause sicuramente il rafforzamento dei venti circumpolari e la diminuzione dell'ozono proprio sopra il continente. Ecco, adesso c'è solo da monitorare anche per i prossimi mesi sia il ghiaccio artico che comincerà a crescere, il ghiaccio antartico che invece continuerà a diminuire. Come sempre grazie ai nostri appassionati Meteo Warriors che ci spediscono foto e video e segnalazioni degli eventi meteorologici che avvengono sul nostro territorio. Diventare dei Meteo Warriors è davvero semplice, basta scattare delle foto, registrare dei video, poi andare nella home page del nostro sito internet classmeteo.com, lì trovate l'apposita sezione che si chiama Meteo Warriors. Lì, se non siete ancora registrati, basta mettere solo pochi dati personali, a quel punto potete registrare il materiale, le foto e i video riguardanti eventi meteo, ma non solo, anche ambientali. Se avete qualche segnalazione da farci che vi può sembrare utile, noi, mi raccomando, aspettiamo il vostro materiale, e il materiale più bello lo faremo vedere proprio qui in diretta TV a Prometeo. Il nostro sito internet deve essere sempre comunque il vostro riferimento per quanto riguarda le previsioni del tempo, ma visitate anche i social network perché ci trovate sia su Twitter anche su Facebook. Su Facebook tra l'altro abbiamo la pagina dedicata a quella che vedete adesso in sovraimpressione. Se schiacciate mi piace troverete sempre le previsioni aggiornate da noi costantemente durante la giornata, e non solo, anche degli spunti interessanti di approfondimento su clima, ambiente ed energia con i link ai nostri articoli. Ovviamente potete interagire con noi dandoci magari anche qualche suggerimento o se avete qualche informazione da chiederci. Visitate anche la pagina di Prometeo, è la pagina dedicata a questa stessa trasmissione. Noi durante il giorno postiamo le immagini, vi facciamo vedere la creazione della puntata, quindi anche qui i vostri suggerimenti potrebbero essere assolutamente indispensabili per arricchirla. Se avete dei dubbi, delle domande da farci, noi siamo pronti a rispondervi, basta schiacciare mi piace, lì troverete, riceverete sempre gli argomenti di cui parleremo durante la puntata, quindi mi raccomando, noi vi aspettiamo. Intanto adesso vi saluto solo per qualche secondo di pubblicità, ma ci rivediamo dopo con tantissime notizie, a fra poco. Al via il 52esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Per chi ama il mare, lo sport e viaggiare, ecco le ultime novità in campo tecnologico e strumentale. Grande protagonista, la vela. A tra poco con Prometeo.